Scusate per come ho registrato, non so perché ha registrato in questa maniera la voce. Spero riuscite a capire. Non posso ridoppiarlo tutto in questo momento e ci tenevo a farlo uscire comunque come video perché per me è importante. Quantomeno vedrete lo schermo dal cellulare e vedrete cosa vi faccio vedere. Ovviamente non potrò parlarvi di tutto e mostrarvi tutto, però vi farò vedere alcune dei più interessanti di quello che riesco a vedere nel telefono, non vi annuncio nulla e vi parlerò di alcune cose legate ai miei ricordi, eccetera, eccetera. Quindi preparatevi a The Best of Jolies in Spotify versione mia. Ciao! Allora, praticamente io non sono abilissima con Spotify anche perché fa quello che vuole. Me l'hanno installato sul cellulare prima che lo comprassi e funziona come vuole. Mi fa vedere anche cose che io non ho cercato in pratica. Perché la pubblicità sempre, vabbè. Queste cose qua non le ho cercate a parte la 1 e la 4. Vediamo la 4. Allora, vediamo. Quello che sono riuscita a fare è mettere il mi piace qua. Non riesco a far vedere tutto l'elenco, non me lo fa vedere, mi dice solo e altro e non si riesce a metterlo a posto. Fa vedere solo queste cose. Sotto parte la canzone, però non la faccio partire per non avere troppi blocchi di copyright. Potrei o ascoltare tutto o ascoltare in ordine casuale o ascoltare da dove mi sono fermata perché oltre al CD ho ascoltato da qua. Vediamo qua cosa dice. Mi piace visualizza e condividi. Vediamo se visualizzando mi fa vedere tutto stavolta. Eccole qua. Ci sono tutti i dischi, i brani, eccetera. Questo è il nostro disco sempre, torniamo qua. Mentre invece ci sono gli altri dischi e anche i brani. Ovviamente, se tu rischiacci, ti esce tutto quello che c'è insieme. E questo disco qua, questa foto qua, The Best, ce l'ho. Mi è stato regalato. Questo faccia lì, che questo qua si può ascoltare. Vabbè, pubblicità sempre c'è. E poi sempre il copyright. Poi che altro ho questo.
Gualdo bianco. Ce l'ho. Non avevo paura di chiamarlo amore, che comunque è contenuto anche in quello che vi ho fatto vedere per primo. Ce l'ho. Vogliamo darmi ancora, ce l'ho. Ora ce l'ho. Questa canzone invece me l'avevano dedicata per il mio compleanno. Invece di molto carina. E niente, vi consiglio quindi di guardare e far suonare tutto. Qui è la pagina del artista, torniamo sempre con i singoli, album, eccetera. Passate, dateci un'occhiata.